le difficoltà che sono discese al fatto di essere entrati giustamente durante il corso dell'anno, un tema che già ha ben illustrato il sindaco. Dal punto di vista del mio settore, diciamo che abbiamo dato una grossa accelerazione a quello che riguarda la redazione del piano regolatore, e qui va sottolineato senza spirito polemico, diciamo, fase natalizia, quindi ben evitare polemiche, però va detto che, come ha rilevato anche il sindaco, al contrario di quanto effettuato dalla precedente amministrazione, ci siamo imposti, anche al fine di risparmiare, abbiamo mantenuto il progettista del piano regolatore, che era il professor Pulini, certamente cambiando quelli che erano gli indirizzi, e questa è una cosa ben nota a tutti, alla cittadinanza, anche per alcune vicende che hanno riguardato proprio le tavole precedenti del piano regolatore. E sappiamo che questa del piano regolatore è una missione strategica per questa amministrazione e per l'intera città, e che è importante metterla in cantiere e portarla a definizione entro il primo anno di questa amministrazione. Il compito. Ma a che punto era? Come l'avete trovato il piano regolatore? Molto giallo, mi permette una battuta. Bello. Giallo era una zona d'espansione, estremamente giallo. È giallo di fondo. Quindi questa è, diciamo, credo che sia l'obiettivo di un sapere acerbo. Acerbo è molto giallo, soprattutto nella parte acerba e nella parte collinare. È evidente che il compito di questa. Quindi è già stato fatto tutto. Diciamo che era stato portato molto avanti. Diciamo, credo che avesse delle difficoltà poi nella fase di approvazione, anche di notazione da parte degli enti regionali sovraordinati, per esempio la Regione, a livello di prescrizione e quant'altro, abbiamo trovato praticamente un libricino di prescrizioni. Il nostro lavoro è stato una rivoluzione copernicana, partire al contrario e vedere di andare ad individuare, a parte la riqualificazione del patrimonio già esistente, sul quale, spendo una parola, è stata fatta un'iniziativa durante una vasta eco con Casa Clima qui proprio a Formia, è stata quella di andare a individuare quali sono le esigenze presenti e prospetti che questo è stato il profilo degli insediamenti edilizi, ma intesi in senso generale come servizi, come edilizia residenziale agevolata pubblica o come edilizia pubblica propriamente detta, quindi insediamenti non so di scuole piuttosto che di caserme o di quant'altro. Quindi la nostra è stata questa missione, con questa penso che nel giro di poco tempo, possiamo quantificarlo in 2 o 3 mesi, saremo in grado di portarlo all'attenzione prima delle forze politiche, quindi dell'intera cittadinanza e del Consiglio Comunale. L'altro punto che mi sto impegnato in questa fase del mio settore, non è rilevante, è stata anche quella di sveltire le risposte all'evasione ad alcune pratiche, perché è evidente che il settore urbanistica, volendo o nolenti, è un po' il fronte per certi versi del comune, almeno sotto il profilo, come diceva il sindaco, che fa da sfondo a molte problematiche. Snellimento che ha previsto soprattutto l'accelerazione sull'evasione di pratiche di condono. Noi abbiamo un numero considerevole ancora di domande risalente al condono 85, forse che del 94. E anche sotto il profilo della risposta alle richieste di nuove pratiche edilizie che purtroppo per prassi che si era consolidata soprattutto negli ultimi anni vedevano una serie di integrazioni che si susseguivano l'un l'altro al fine di ritardare sempre le risposte. E obiettivo di questa amministrazione, e questo lo dico perché anche questo è un obiettivo strategico nel primo anno di questa amministrazione, è quello di creare un efficiente sportello unico dell'edilizia, soprattutto se è in grado di dare risposte.